Questo programma è offerto da ninivirta.it, la scelta sicura per arrivare a destinazione, sempre. Echeo, investimenti immobiliari. Visita il nostro sito www.echeo.it. Triform, attrezzature e servizi per il fitness made in Italy. Amici sportivi di GoTV, benvenuti e ben ritrovati sul canale 63, un altro imperdibile appuntamento di GoFantaBall. Anche oggi non sono da sola, sono in compagnia del mio super ospite e compagno di viaggio, Leonardo Di Terlizzi, della pagina Instagram FantaBoom. Ciao Leonardo! Ciao Rachele, ben ritrovata e buonasera a tutti. Come stai? Tutto bene, grazie. Anche l'ultima partita è finita in pareggio, non ce la facciamo proprio. Sì, ormai non dobbiamo più sfidarci ma allearci. Esatto, però devo dire che il punteggio più alto l'ho fatto io. 1-1, ma il punteggio più alto era il mio. Ma conta poco. Vabbè, dai, iniziamo a parlare di fantacalcio, parliamo di cose serie. La 34esima giornata doveva definire alcune cose per quanto riguarda il campionato, soprattutto sull'asse Roma-Milano, perché si sono giocate due partite importanti, che sono l'Inter ha affrontato la Roma a San Siro, mentre il Milan all'Olimpico contro la Lazio. Tutte le due milanesi però sono uscite vincitrici da questa sfida e quindi poi la classifica è rimasta invariata. Ma che cosa è successo nel recupero della 20esima giornata? L'Inter non ha vinto contro il Bologna e quindi rimane seconda in classifica, mentre il Milan rimane primo. Leonardo, ti aspettavi che Inzaghi potesse fare un lavoro forse migliore di quello di Conte? Perché poi con la partenza di Hakimi e di Lukaku e dello stesso allenatore salentino, forse le persone non credevano che l'Inter potesse essere così competitiva. Allora, guarda, migliore di quello di Conte non saprei, perché comunque Conte ha un curriculum di livello internazionale, invece Inzaghi è al primo anno con, diciamo, un top club e ha anche 10 punti in meno rispetto alla passata stagione, quindi aspetterei. Comunque mi aspettavo che l'allenatore Piacentino potesse far bene, soprattutto dal punto di vista del gioco. Infatti la società ha voluto dar continuità, soprattutto a livello di modulo, perché è sempre il 3-5-2, ma ci sono stati dei miglioramenti soprattutto dal punto di vista del gioco, perché con Conte c'era un baricentro più basso basato sulla ripartenza, ci si affidava molto alle ripartenze di Lukaku e agli scatti di Hakimi. Invece quest'anno il gioco di Inzaghi è totalmente diverso, basato su intensità, ritmo, possesso palla e una maggiore partecipazione al gioco. Difatti partecipano al gioco non solo gli attaccanti, ma ben 6 giocatori offensivi, gli esterni e anche Barella e Çalhanoğlu, che sono molto importanti. Quindi sta ripercorrendo molto bene le orme del suo predecessore e aspetteremo a fine stagione per vedere se appunto avrà migliorato lo score o meno. Ecco Leonardo, tu hai detto che l'Inter ha migliorato il gioco. Sacchi forse non è d'accordo, perché in una recente intervista ha dichiarato che l'Inter è più forte del Milan, ma fa un gioco anni 60, un po' antico, mentre il Milan ha un gioco un po' più moderno, più europeo. Eppure poi l'Inter in Champions League è andata anche più avanti rispetto al Milan e ha rischiato di superare gli ottavi di finale contro Liverpool. Sei d'accordo con Sacchi oppure no? Allora, andare contro un guru del calcio come Sacchi non è mai semplice, però non mi trovo totalmente d'accordo, soprattutto per quanto riguarda l'Inter, in quanto, come detto, io ho visto un miglioramento del gioco in maniera lampante. Poi comunque anche in Champions quest'anno, come dicevi tu, l'Inter ha disputato un ottimo cammino, è arrivata seconda nel girone e se l'è giocata contro il Liverpool, che è ora comunque alle fasi finali della Champions. Quindi non direi che l'Inter ha un gioco tra virgolette antico, soprattutto con Inzaghi, forse più con Conte. Esatto. Mentre per quanto riguarda il Milan, è vero che ci sono stati dei passi in avanti, però questa mentalità europea io non riesco ancora molto a vederla. Difatti il Milan è arrivato ultimo nel girone e comunque sta dimostrando sempre quelle lacune, soprattutto in fase di finalizzazione e gestione dei momenti fondamentali della stagione. Quindi, se devo dirti la verità,
non mi trovo appieno in accordo con Sacchi. E secondo te fra Pioli e Inzaghi, perché poi anche Pioli sta facendo, anzi ha fatto un ottimo lavoro con il Milan, ma chi ha fatto il lavoro migliore, chi ha fatto più passi avanti? Entrambi sicuramente hanno svolto un ottimo lavoro, perché non era né facile per Inzaghi prendere l'eredità di Conte, perché anche ha dovuto sopperire alle partenze di Lukaku e Hakimi, ma l'ha fatto benissimo e ha sviluppato anche un miglior gioco. Lo dimostra anche il dato sul possesso palla, che è passato dal 53% dell'anno scorso a quasi il 60% di quest'anno. Per quanto riguarda Pioli, ha fatto un vero e proprio capolavoro negli ultimi anni, perché ha ripreso il Milan dalle macerie e l'ha portato a lottare stabilmente per lo scudetto. Poi ha anche rivitalizzato dei giocatori fischiatissimi a San Siro come Calabria, ha riuscito a far esplodere il talento di alcuni acquisti che sembravano sbagliati come Leao e Tonali, quindi insomma entrambi hanno svolto un lavoro eccezionale e si meritano di lottare appunto per il titolo fino a fine stagione. Inter e Milan lottano per il titolo a fine stagione, ma ci sono delle squadre che lottano per la salvezza, e vorrei parlare proprio di questo, perché la Salernitana ottiene la terza vittoria consecutiva e con una partita in meno, quindi ancora con una partita da recuperare, si porta al terz'ultimo posto in classifica. Che dici, Leonardo? Ce la fa la Salernitana a salvarsi? Beh, fino a 10 giorni fa era impensabile, e poi con queste 3 vittorie in altrettanti turni ora il miracolo è fattibile. Inoltre ha 5 partite a disposizione, un recupero contro il Venezia, che quindi al momento diventa decisivo, e poi un altro decisivo scontro sarà quello contro il Cagliari, quindi anche sempre uno scontro diretto. Poi ci sono anche sfide con Empoli e Udinese, che sono abbastanza tranquille, l'Atalanta la prossima, che è vero, è sempre l'Atalanta, ma non quella degli ultimi anni, quindi il miracolo si può concretizzare, soprattutto dopo una rivoluzione a gennaio, con il nuovo presidente, il nuovo DS Sabatini, nuovi acquisti come Fazio, Ederson e Verdi, che sono andati in gol negli ultimi match, quindi si sono rivelati acquisti importanti, il nuovo tecnico Nicola, che è specializzato in queste salvezze miracolose, la tifoseria di Salerno, che non ha mai mollato, insomma. Al momento forse la Salernitana è clamorosamente la squadra che ha più chance di salvezza. Dicevi prima che la Salernitana ha una gara da recuperare contro il Venezia. Clamoroso, il Venezia decide di esonerare Zanetti a 4 giornate dal termine del campionato. Secondo te è la scelta giusta? Ma io non condivido, perché esonerare il tecnico a 5 giornate dal termine, perché appunto manca il recupero con la Salernitana, ha poco senso. Cioè, nel senso, o andava esonerato prima, perché comunque il Venezia è da parecchio che non riesce a fare risultato, oppure ormai si poteva finire la stagione e preparare una ricostruzione poi direttamente dalla prossima. Benissimo, Leonardo. Adesso a noi però interessa andare a parlare di fantacalcio. Quindi, che cosa è successo nella scorsa giornata? C'è stato un giocatore da bonus assurdo, che è Lukic. Sì, credo che il bonus più clamoroso di giornata sia stato proprio quello di Lukic, addirittura una doppietta, quindi un più 6 contro, non era lontanamente immaginabile, addirittura un gol arrivato sul rigore, solo perché Belotti non era in campo perché è indisponibile, quindi lui sicuramente vince il premio di bonus più clamoroso di giornata. Andiamo a vedere invece le chicche statistiche, che tu sai che mi piacciono tanto. Vorrei iniziare da Raspadori, che ha segnato il gol che nella gara contro la Juventus ha portato avanti il Sassuolo. Sì, partiamo proprio da Raspadori, che era l'unico attaccante nero-verde, non ancora in doppia cifra, è riuscito anche lui a raggiungerla, 10 gol in questo campionato, e il suo record personale è che è il primo, nato negli anni 2000, a riuscirci in Serie A, quindi ad arrivare in doppia cifra in Serie A. Ha disputato un'ottima stagione, anche 3 assist per lui, l'unico neo sono le troppe sanzioni, ben 6 gialli e un'espulsione, quindi deve limare un po' questo aspetto caratteriale per diventare un vero e proprio top player. Al gol di Raspadori poi ha risposto Dybala. Sì, Dybala, che con il gol contro il Sassuolo ha raggiunto Cristiano Ronaldo, tra i migliori marcatori della Juventus, 81esimo gol con la maglia bianconera. Dybala quest'anno, nonostante non ha giocato tantissimo per vari infortuni, poi c'è stata anche la grana contratto, al netto dei minuti giocati
comunque ha disputato una stagione ordinaria con 9 gol e 5 assist, quindi sempre una sicurezza per il fantacalcio. E poi c'è Pinamonti che con una doppietta ha steso il Napoli. Sì, Pinamonti ha disputato la sua miglior stagione in carriera in termini realizzativi, addirittura 12 gol, frutto della ritrovata continuità, quindi ha trascinato l'Empoli alla salvezza e anche i fantallenatori che hanno puntato come low cost su di lui. Un giocatore che invece non segna da un po' è Antonio Candreva. Esatto, una curiosità è che contro il Genoa, quindi la prossima squadra nel derby, lui ha provato 47 volte la conclusione senza mai trovare la via del gol. Ha iniziato la stagione alla grande, infatti 7 gol e 8 assist sono un bel bottino, ma sono un bel po' di giornate, 10, che non riesce a incidere. Chissà che proprio contro il Genoa, che è una sua bestia nera che non riesce mai a punire, riuscirà a sfatare questo tabù. Non solo giocatori, perché c'è anche una chicca che riguarda una squadra, ovvero l'Inter. Sì, allora l'Inter è la squadra che in questo campionato ha segnato più gol di testa, ben 16, e a capeggiare questa speciale classifica è Dzeko con 4 gol. Questo è frutto soprattutto del lavoro degli esterni e anche di Çalhanoğlu, che è autore di 10 assist, è impeccabile con i tiri dalla bandierina. Abbiamo parlato di Candreva che non segna da un po', ma ci sono altri giocatori che sono a secco di gol. Chi sono? Sì, allora di questa speciale classifica nessuno si è sbloccato in questo weekend. Il podio resta sempre invariato, quindi Soriano si accinge a vincere questa speciale classifica. Tra i giocatori che potrebbero sbloccarsi a breve, io credo ci sia Boga, che ha comunque un impegno sulla carta abbordabile contro la Salernitana, perché la Salernitana deve comunque cercare di vincere, quindi si potrà esporre ripartenze, e anche Bairami, che la scorsa ha trovato un assist, ma non segna da parecchie giornate, quindi proverà a regalare un'ultima gioia ai propri fantallenatori. Adesso però proiettiamoci verso quella che è la 35esima giornata. Chi non possiamo schierare per squalifica e per infortunio, Leonardo? Allora, per quanto riguarda le squalifiche, il nome più altisonante è quello di Oliveira, che mancherà appunto nel prossimo match, anche se fantacalcisticamente parlando ultimamente non sto offrendo grandi prestazioni, quindi non è una così grave perdita. Invece per quanto riguarda gli infortunati? Riguardo gli infortunati abbiamo Castrovilli, che purtroppo ha concluso la stagione anzitempo. È un'altra assenza importante, più che per il fantacalcio, proprio per il Napoli, quella di Lobotka. Si sta facendo sentire la sua mancanza di quantità in mezzo al campo. E invece giocatori in dubbio che magari possiamo schierare, ma se abbiamo una copertura in panchina? Sì, qui ci sono diversi giocatori che vanno monitorati fino alla fine. Innanzitutto c'è Criscito, che proverà in ogni modo a giocare il derby, ed essendo rigorista e listato difensore, se dovesse recuperare va schierato. Poi c'è Gosens, che si è nuovamente fermato, vedremo se riuscirà a recuperare anche per dare un po' di respiro a Perisic, che le sta giocando praticamente tutte. Quadrado, che si è fermato nell'ultimo match, nel pre-match, è anche in questo caso un difensore da bonus, quindi bisogna aspettare l'ultimo minuto per vedere se giocherà, o comunque schieratelo con una riserva sicura. E poi c'è anche Beto, si parlava di 2 settimane di stop, forse potrebbe essere arrivato il momento di tornare in campo per lui. Chissà, vedremo. Noi adesso andiamo in pubblicità, al nostro ritorno parliamo nello specifico di 35esima giornata e poi la solita top 11, la mia contro quella di Leonardo. Da oltre 35 anni ci prendiamo cura con passione delle vostre merci in tutta Europa. Nini Virta Transport SPA. La professionalità, la velocità e la precisione nelle spedizioni hanno fatto da sempre parte del nostro DNA aziendale. Trasportiamo via terra, mare e aereo, arrivando sempre puntuali a destinazione. Siamo l'unica azienda in Italia a utilizzare camion 100% elettrici, perché noi, al nostro paese, vogliamo bene. Nini Virta, un servizio chiavi in mano, logistica, distribuzione e operazioni doganali in sede. Magazzino gestito con radiofrequenza RFID per non perdere mai traccia delle vostre spedizioni. Ninivirta.it, la scelta sicura per arrivare a destinazione, sempre.
Possiedi un immobile di grandi metrature a Milano? E sei intenzionato a venderlo? Non perdere tempo e l'opportunità di ricevere una proposta economica entro 72 ore. Contatta Echeo Luxury Real Estate al sito www.echeo.it. Echeo, professionisti al tuo servizio. Ricordi i nostri sapori. Conserviamo intatti i profumi e i valori della nostra terra, aggrappati alla nostra pelle. Chiediamo ai ricordi di consegnarci il ritmo della tradizione e la riscopriamo oggi, più viva che mai. Domeniche passate in famiglia a raccontarci dei nostri sogni e progetti. Momenti che restituiscono il sapore della nostra storia. La pasta di Camerino, sapori da ricordare. Eccoci di nuovo negli studi di GoTV dopo il break pubblicitario. Come vi avevo anticipato, adesso insieme a Leonardo andiamo ad analizzare nello specifico le partite della 35esima giornata e per ogni partita sceglieremo un boom. Iniziamo subito, Leonardo, partiamo da Cagliari-Verona. Perfetto, allora qui per Cagliari-Verona il mio boom è Cragno. La salvezza a mio avviso passa dai suoi guantoni, il Verona non è più straripante come a inizio campionato, l'abbiamo visto anche contro la Samp, quindi mi aspetto una grande prestazione del portiere dei Sardi e forse anche un clean sheet. E poi una partita fra due squadre che vengono da una sconfitta, Napoli-Sassuolo. Sì, il Napoli si aggrappa a Mertens per cercare di finire la stagione in crescendo, visto il momento deludente di Zielinski, ora sta giocando dietro la punta e quindi il folletto belga proverà nuovamente a ripetere la buona prestazione nonostante la sconfitta dell'ultimo match. E poi una sfida che potremmo chiamare una sfida a salvezza tranquillamente, Sampdoria-Genoa. Sì, questo è un match difficilissimo da analizzare perché oltre a essere un derby è anche una sfida decisiva per la salvezza e quindi punto sull'Evergreen Quagliarella. Vale tantissimo per le due squadre e in questi match i giocatori di esperienza e più carismatici spesso sono decisivi. Quindi sia che parta dal primo sia che subentri nella ripresa lo vedo come protagonista. Rimaniamo in Liguria per la sfida tra Spezia e Lazio. Qui vado su un nome che è da anni una sicurezza del fantacalcio, che è Milinkovic-Savic, ma quest'anno come non mai, ben 10 assist e 9 gol, quindi punta la doppia cifra sia per assist che per gol. Viene da un doppio assist regalato Immobile, ma i fantallenatori aspettano il più 3, quindi può essere arrivato il momento giusto per tornare a segnare. Poi abbiamo la partita fra Juventus e Venezia, con la Juventus che cerca il terzo posto e il Venezia invece che cerca disperatamente una vittoria per salvarsi. Vero, io qui però vedo comunque favorita la Juve, quindi il mio boom è Bernardeschi. Ha portato la Juve in finale di Coppa Italia e sta sfruttando le numerose assenze per avere un maggior minutaggio in campionato. Non segna addirittura da 15 giornate e giocando in posizione avanzata può trovare il bonus contro una delle retroguardie più battute del nostro campionato. Poi abbiamo Milan-Fiorentina. Per quanto riguarda Milan-Fiorentina, il mio boom è Messias, in quanto il Milan ha parecchie lacune in avanti, soprattutto con l'attaccante che non riesce a segnare, quindi è importante il contributo dei centrocampisti. E Messias, quando chiamato in causa, si è sempre fatto trovare pronto, quest'anno con 5 gol, quindi anche lui può essere un uomo bonus per questo match. Poi un'altra sfida interessante, Empoli-Torino. Sì, tra Empoli e Torino il mio boom è Bairami, è un esordiente in Serie A e ha disputato un ottimo primo anno, 6 gol e 4 assist per lui, è un giocatore da bonus che può portarlo contro chiunque, l'abbiamo visto anche nella scorsa contro il Napoli, è entrato e ha offerto un assist per Pinamonti, quindi a mio avviso Bairami in questo finale di stagione si può sempre schierare. In Udinese-Inter invece chi è il boom? Il boom qui è Dumfries, che è listato centrocampista, listato difensore, ma è un centrocampista aggiunto. Non far rimpiangere Hakimi non era semplice, ma lui ci è quasi riuscito alla perfezione, 5 gol e 4 assist, quindi difensori così vanno sempre schierati. La Roma cercherà di rialzarsi dopo la sconfitta proprio contro l'Inter, in cui ha segnato Dumfries nella sfida contro il Bologna. Sì, qui il boom è un rientrante dalla squalifica che è Zaniolo.
quest'anno non ha vissuto la sua migliore stagione, infatti solamente un gol, due assist e tantissimi malus a livello di gialli e rossi, però comunque ha siglato una tripletta in Conference League, quindi i fantallenatori aspettano un regalo da lui anche in questo finale di stagione e sicuramente Nicolò non deluderà. E poi a chiudere la 35esima giornata abbiamo la sfida tra Atalanta e Salernitana. Sì, a chiudere c'è Boga, quest'anno incredibilmente fermo ancora al zero gol, non era mai successo, una stagione deludente per lui, però visto che la Salernitana dovrà giocare per vincere, concederà sicuramente qualcosa in ripartenza e Boga in ripartenza è letale, quindi può essere arrivato il momento giusto per sbloccarsi in questo finale. Perfetto, allora la prossima volta vedremo se hai ragione su questi boom. Adesso è arrivato il momento della nostra sfida, la nostra top 11, la mia contro la tua. Faccio il gentiluomo e ti faccio iniziare, Leonardo. Ok, perfetto, va bene. Allora, come al solito il modulo è il 3-4-3. Partiamo dal portiere che è Szczęsny, 12 clean sheet stagionali più 3 rigori parati. È sicuramente il miglior portiere e il più affidabile, come succede da anni. Contro un Venezia comunque nel caos, ormai quasi rassegnato a questa Serie B, può portare un'ennesima prestazione positiva e anche un clean sheet. Riguardo la difesa invece, questa volta vado con 3 centrali da buoni voti, che sono Smalling, Bremer e Tomori. Per quanto riguarda Smalling, tra i 3 centrali della Roma è quello che in questa stagione si è meglio comportato, ha una media abbastanza alta e ha anche segnato 3 gol, quindi è una sicurezza nella retroguardia giallorossa. Poi c'è Bremer, che ormai non ha più bisogno di presentazioni, all'anno della consacrazione, con lui si parte praticamente sempre dal 6,5 in difesa e anche il vizio del gol, già 3 quest'anno, quindi può essere sempre pericoloso su calci piazzati. Infine Tomori. È vero che l'impegno non sarà semplice perché gioca contro la Fiorentina, ma nel caso di vittoria del Milan e nel caso in cui il Milan non dovesse subir gol, il suo voto va a lievitare. In ogni caso in questi match si esalta, quindi mi aspetto un'ennesima prestazione positiva e almeno un 6,5. Per quanto riguarda invece il centrocampo a 4, partiamo da Felipe Anderson, che quest'anno ha vissuto una stagione in chiaroscuro, perché quando in giornata è devastante, però spesso è un fantasma. Quindi speriamo che questa sia una giornata giusta di gran spolvero per lui, e contro uno Spezia che ormai sembra abbastanza tranquillo, può essere molto pericoloso e portare bonus. Poi abbiamo Brozovic, che è un giocatore, ti dico la verità, che non amo molto il fantacalcio, perché di solito, almeno sulla carta, non porta molti bonus, se non dei voti positivi. Però in questo finale di stagione mi sta facendo ricredere, ha segnato 2 gol, quindi sia per il voto buono e per la fiducia che ha anche in zona bonus, lo vado a schierare. Il terzo centrocampista poi è Traoré. Vado a sfruttare sia il momento positivo degli avanti del Sassuolo, che segnano praticamente sempre, tra cui anche Traoré, che in questa seconda parte di stagione è stato devastante, e anche il momento negativo, anche e soprattutto a livello mentale, del Napoli, che si è disintegrato in difesa. Quindi Traoré potrebbe trovare spazi per essere nuovamente decisivo. E infine Mkhitaryan. Anche lui, come Felipe Anderson, non ha vissuto la sua miglior stagione, un po' altalenante, però è un giocatore che ha sempre il bonus delle corde, l'abbiamo visto anche nell'ultimo match contro l'Inter, che ha segnato nel finale. Quindi anche in questo caso, essendo un giocatore da bonus, si può schierare assolutamente. Infine, per quanto riguarda gli attaccanti, chiudiamo con Pinamonti, che come detto è la stagione dei record, 12 gol per lui, viene da una doppietta, quindi sarà galvanizzato e vuole continuare su questa linea per nuovamente aggiornare il suo record. Poi andiamo con Caputo, questo l'ho schierato solo perché è un tuo talismano, visto che non l'hai scelto, voglio che vada a fare il più classico dei gol degli ex in questa sfida. Vabbè, comunque scherzi a parte, Caputo è forse il giocatore migliore della Sampdoria quest'anno, e anche in questo finale di stagione segna praticamente sempre lui, quindi nel derby vorrà dare una doppia gioia ai tifosi, sia per la vittoria che per la salvezza della Samp. E infine concludiamo con Muriel,
che nell'ultima partita è stato fenomenale, 8 in pagella, gol e assist. Contro le neopromosse ha sempre portato bonus, quindi una stagione non esaltante per lui, ma contro le neopromosse è devastante. Per questo ho deciso di completare l'attacco con lui, mentre per quanto riguarda la panchina, Strakosha, Skriniar, Candreva e Morata. Benissimo Leonardo, allora adesso io ti vado a illustrare i miei 11 con cui ti sfiderò e con cui vincerò questa volta, perché basta pareggi. Allora, perfetto, perfetto. Per quanto riguarda il modulo, anch'io ho scelto un 3-4-3, in porta ho messo Maignan. Il Milan ha una sfida non semplice contro la Fiorentina, ma il Milan ha bisogno di continuare a vincere se non vuole lasciare praticamente lo scudetto all'Inter in queste ultime giornate. Maignan 14 clean sheet in stagione, quindi insomma è veramente un ottimo portiere, infatti credo che se il Milan ha una solida difesa sia anche merito suo. Per la difesa ho scelto Bonucci, Singo e Lazzari. Bonucci l'ho scelto perché, come abbiamo detto prima, la Juventus cerca il terzo posto e ha anche una sfida in cui potrebbe essere sulla carta favorita contro il Venezia. Bonucci, oltre a essere un grande difensore, sappiamo che spesso batte anche i rigori, quindi nel caso potrebbe portare qualche bonus ai nostri fantallenatori, oltre che ai bianconeri. Singo perché gli è stato difensore, ma in realtà gioca esterno di centrocampo, quindi questo è sicuramente un motivo per schierarlo, dunque è un giocatore che gioca in una posizione più avanzata rispetto alla classica difesa, infatti per lui sono già 3 gol e 4 assist, quindi è un difensore che spesso riesce a portare bonus. E poi Lazzari perché è un giocatore che a me piace tantissimo sulla fascia, un giocatore molto veloce e che quindi spesso riesce poi a trovarsi nella zona offensiva più che in quella difensiva. Per lui sono già 3 gol e 2 assist, non segna dalla gara contro il Sassuolo, invece non serve un assist dalla gara contro il Genoa, che tra l'altro sono state due gare, una successiva all'altra. Per quanto riguarda il centrocampo ho scelto Barak, Frattesi, Pellegrini e Messias. Barak perché il Verona ha una sfida sulla carta semplice contro un Cagliari in difficoltà, sappiamo quanto sia importante il centrocampista per la squadra, ha già segnato 10 gol e 4 assist anche lui praticamente nella sua stagione migliore, non segna da un po', quindi chissà che non possa sbloccarsi proprio contro il Cagliari. Frattesi, la gara del Sassuolo non è certamente semplice perché affronterà il Napoli, però nella gara contro la Juventus Frattesi ha spesso cercato la porta, quella cattiveria che è più da attaccante quasi che da centrocampista. Poi Pellegrini è una certezza per la Roma, il capitano è un giocatore molto preciso, infatti va sempre sui calci piazzati, sappiamo qual è la sua precisione sui calci di punizione, già detto che è una certezza e dunque secondo me in questa sfida va assolutamente schierato, anche perché la Roma cercherà di rialzarsi dopo la sconfitta contro l'Inter. Per concludere il centrocampo Messias gioca comunque in una posizione molto avanzata, quindi diciamo più come un attaccante e secondo me in questa sfida può avere l'opportunità di segnare, avrà voglia di farsi vedere, di far vedere a Pioli che è importante ed è fondamentale per la squadra in questo finale di stagione in cui il Milan si gioca veramente tutto. Passiamo all'attacco, per l'attacco ho scelto Simeone, Brecalo e Dzeko. Simeone è un altro giocatore che è in una delle sue stagioni migliori, sono già 16 reti e 5 assist per l'argentino, come abbiamo detto il Verona affronterà il Cagliari che è una gara sulla carta abbastanza semplice. Brecalo, il Torino affronterà l'Empoli, sono 6 reti e un assist per il giocatore, non segna, pensa dal Venezia, dalla gara contro il Venezia del 12 febbraio, mentre non porta bonus dalla gara successiva contro la Juventus il 18 febbraio, in cui però ha servito un assist. E poi a concludere il mio attacco ho scelto Dzeko, la sfida dell'Inter contro l'Udinese in trasferta può presentarsi ostica, però l'Inter vuole vincere lo scudetto a tutti i costi, vuole vincere questa gara e quindi avrà bisogno anche del suo attaccante, oltre a Lautaro Martinez, anche del contributo di Dzeko, che sa essere spesso decisivo. Per la panchina invece ho scelto Montipò, Vojvoda, Zaniolo e Cabral. Vediamo chi avrà la meglio.
Ovviamente tu l'hai già detto, hai spoilerato il Ecco, risultato. esatto, quindi me l'hai appena gufata, no? In realtà ti sei autobuffato perché mi hai già detto che vinci, quindi. Oh, vabbè, allora facciamo una cosa, andiamo tutti a gufare Leonardo sotto questo post, taggate il vostro avversario e insomma, gufatelo per vincere la prossima giornata di Fantacalcio, ovviamente sulla pagina Instagram Fantaboom. Leonardo, noi siamo purtroppo arrivati in chiusura della trasmissione, quindi io ti saluto e ti ringrazio per essere stato come sempre in mia compagnia. Ciao Rachele, grazie a te e buona vittoria. Grazie, grazie mille. Un saluto anche a tutti i nostri telespettatori che ci hanno seguito sicuramente con piacere. Io vi do appuntamento alla prossima edizione.